Per volere di Papa Francesco, il Palazzo del Laterano apre le porte al pubblico, un itinerario che sarà nella bellezza, nell'arte, ma anche nella fede. Nella fede e nella storia. Questo è un viaggio per indicare che la bellezza della fede si incarna nella storia e quindi nella storia della vita della città e nella storia della vita della città come cristianesimo, ma di una città, Roma, che ha radici, affonda sue radici nell'impero romano. Quindi è questo passaggio che si vedrà attraverso quello che è avvenuto con l'imperatore Costantino, quindi la costruzione della basilica del Santissimo San Salvatore, che prenderà poi nome San Giovanni Laterano. E quindi tutta quest'area diventerà appunto la sede del Vescovo di Roma, il Patriarchium, con la reggia, appunto la sala dell'Episcopio, quindi del Vescovo, e poi il luogo di culto, il Battistero, la Scala Santa. Ecco, il Patriarchio fino al 1300 ha goduto di questa grande uniformità. Poi in seguito è stato abbattuto con Papa Sisto V per realizzare appunto questo palazzo apostolico che doveva essere la sede di Papa Sisto V, ma in realtà il Papa dopo muore alla fine della benedizione, dell'inaugurazione nel 1589, quindi non gode di questa bellezza, e comunque i papi si erano già spostati dopo l'esilio avignonese al Quirinale e poi in Vaticano. Un itinerario che comunque non è solamente per credenti, ma anche per non credenti, Certo, proprio sì, perché per la chi ama la storia. storia qui troverà tutti i tasselli che possano indicare a loro come la Chiesa, si incarna nella storia. La nostra fede non è una fede che riguarda solamente i misteri del paradiso. Il paradiso è sceso sulla terra e chi custodisce questo paradiso sulla terra è proprio la Chiesa Cattolica. Ed ecco perché le chiese sono così belle, le hanno costruite così belle, per creare questo ponte fra il cielo e la terra che avviene appunto attraverso la bellezza e quindi anche nella liturgia.